Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo sempre sul nostro Assassin's Creed Valhalla, sempre col nostro mitico Eivor, e in questo video vi mostrerò dove trovare i restanti pezzi dell'armatura di San Giorgio. Per fare ciò dovete raccogliere gli indizi che trovate nei gameplay precedenti sul fiume Severn e Ex, su dove si trovano questi pezzi dell'armatura. Fatto ciò parlate con Vagne, con lui, il razziatore, tempo di razziare, e selezionate il fiume D. Andiamo qua, abbiamo razzia. Allora signori, qui non c'è un pezzo dell'armatura, ma c'è un libro del sapere, quindi vi mostro dov'è anche questo. Razziamo signori, tanto è una cosa rapidissima. Senza pietà! Quindi hai consumato il tuo corpo e ora... Sì, non so con chi stava parlando Eivor, comunque. Salite di qua. A me non mi interessa razziare l'intero monastero signori, ma mi interessa solo... prendere il libro del sapere che si trova qui. Seguitemi e abbiate fede, signori. Ok, qua dove c'è il carro? Potevate arrivare subito da lì, ma io sono stupido, ho fatto il giro. Comunque arrivate da qua, qua scendete dentro e il libro del sapere è qua. Ok, nuova abilità che è spinta, no, grido di battaglia, se non spinta. Prendiamo anche questo, già che ci siamo. Ok, torniamo subito alla nave, signori. Ok, signori, qua c'è il primo pezzo dell'armatura, l'elmo. Vi faccio vedere dove arrivate da qua, fate tutto il giro, seguite il fiume principale e arrivate qui. Praticamente è dopo il monastero del libro del sapere. Quindi razziamo, signori, vi faccio vedere dove è il pezzo dell'armatura. Tanto anche qui è abbastanza facile. Razziamo! Seguitemi ragazzi, non fate caso ai tipi. No, scusate ragazzi, tipo... madonna mia! Deve essere bloccata dall'altra parte. E questa qui la porta, ragazzi. Siamo quella carogna. Ok. Avrò la tua vita. Ok, ci facciamo aiutare. Se qualcuno mano, arriva. Vediamo se arriva un vichingo nostro. E qui il bottino, se mi dai una mano prima che ci colpisca. Benissimo. Grande elmo l'abbiamo preso, signori. Qua ci sta dando una cifra nel frattempo. Ok signori, qua abbiamo fatto, torniamo alla nave. Ok signori, l'altro pezzo dell'armatura si trova qui, quindi razziamo. C'è anche una bufera in corso, una bufera di neve. Ok, andiamo a cercare l'altro pezzo dell'armatura signori. The Barry, The Burry, ok, luogo giusto. Ok ragazzi, arrivate qua. Argento. E troviamo l'armatura di San Giorgio, benissimo. Ok, vi faccio la strada all'indietro così capite dove dovete andare. Tesori del fiume di completati, molto bene. Quindi quando entrate, questo qua è l'ingresso della fortezza, subito a sinistra e poi seguite la strada. Ok, torniamo alla nostra nave, signori. Ok, signori, per completare l'opera prendiamo anche il libro del sapere che si trova qua, poi andiamo a conquistare la spada qui a quella fortezza qui. Quindi razziamo. Torniamo i bastardi! Prendiamo solo il libro e ce ne andiamo. Vediamo dove si trova. Arrivano i pagani norreni! Aiuto!
nasci tra i cespugli, vero? Ok, signori, per il libro del sapere passate da qua, Silver si blocca. Ok, qua c'è il libro del sapere. Vi faccio la strada inversa, trappola del berserker, per farvi vedere dove si trova. Ok. E da qui è andata la nave, che è a 80 metri, guardate. La nave è lì, ok? Quindi a posto di entrare nel villaggetto prendete la strada a te a destra dove c'è la croce lì. Bene signori, siamo tornati a Ravenstorp, abbiamo completato la missione tesori sul fiume D, ottenendo sia i libri del sapere, sia l'armatura che l'elmo di San Giorgio. Nel prossimo episodio torneremo lì e ci aggiudicheremo finalmente anche la spada, completando così il nostro set. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!